Questa è la fine, la miseria. Io non avrò mai il coraggio. Sono troppo vecchia, cioè no, sono troppo giovane per rassegnarmi. Il bel Giorgio, che non poteva mettere le sue cravatte più di 3 volte. Il signore era troppo raffinato. Gli piaceva cambiare di sfumatura. Le userà fino alla corda, le sue cravatte. Va bene, ma almeno questo ti obbligherà a comprarne. Me ne infischio. Sono prontissimo ad andare in giro senza colletto e con le pezze sul sedere per avere la soddisfazione di vedere il signor Giorgio nei guai. Creperà il signorino. E le camicie di scritta 24, me le saluti. 3 camicie al giorno e le scarpe a tripla suola fatte su misura. Camicie da alpini, scarpe da zingone. Addio, quartieri alti, pomeriggi al golf, Excelsior, Grand Hotel, biancifiori, rosati, venti, pocherini da pupetto, macchine fuori serie foderate di marocchino rosso, giacche di Caraceni. Addio, nella circolare dopo mangiato, a respirare l'odore delle digestioni collettive e un padrone alle costole. Creperà il signorino. Anche tu, caro, creperai. Sì, ma prima lui, perché il tuo Giorgio mi ha abituato ad averne uno di padrone. In questi 2 anni che gli faccio da segretario. E lo stipendio me lo faceva sudare, te lo garantisco io. Adesso è lui che suderà. Smettila, mi esasperi. No, non la smetto. Tu non sai cosa significa avere un amico più bello di te, più simpatico di te. E un giorno per il colmo diventa anche ricco. Se almeno potessimo sapere dov'è in questo momento per andare da lui e spiegargli che questa sera sta giocando la sua ultima carta. Giorgio, io so dov'è Giorgio. Come? Tu sai? Sì. Cosa hai detto? Che lei sa dov'è Giorgio. Che lei sa, Barbara? Ah. E dov'è? Ma perché non l'hai detto? Silenzio! Prima? Dov'è Giorgio? L'ho pedinato innamorato di una studentessa, solo 2 mesi. Sì, dov'è? Lasciala parlare. Ma certo, silenzio, per carità, abbiamo i minuti contati. Insomma, dov'è? Ha affittato una casa questa sera. Ha affittato una casa? Ma dove? Ma sì, dove? Ad Albano, via della Pinetta. Ma perché non l'hai detto prima?